Buonasera a tutti, seconda giornata a Campo Estivo Estate Ragazzi 2014. Siamo qui per le interviste. Chi abbiamo qui oggi? Abbiamo vinto! La squadra verde! La squadra verde! Anche quest'oggi! Anche oggi! Ok, calmiamoci un attimo, calmiamoci un po'. Ci hai fatto anche perdere un gioco contro i... Contro chi? Ci hai fatto? Cos'è questa cosa? Contro Viola. Sì, perché era un gioco che non poteva essere fatto, perché se tu chiami tre volte Viola, cioè tre volte Verdi, è normale che vinco di Viola. Se tu chiami due volte... Infatti le squadre sono state chiamate a pari... numero sia da un lato che dall'altro. Sì, infatti. Questa era prerogativa del gioco. Però c'è, io sono la novità. Quando uno arriva a pari merito, ti fa caso. No, c'è la scuola del americano. Allora, cosa è successo al primo gioco, giusto? Come mai? Cosa è successo? Stavate 6 a 6. No, casualmente ha vinto l'americano. No, allora vi voglio spiegare com'è andata. Stavate 6 a 5. Impossibile. Abbiamo letto che era 6 a 6. No, io ho letto personalmente che era 6 a 5. L'hanno detto anche le ragazze, hanno confermato chi era. Poi l'americano. No. Poi qualcuno mi ha detto, ma l'ultimo punto, quello non valeva. Ho detto, va bene, allora accertiamoci un attimo che non vale veramente questo punto. Sì, sì. Mi sono accertato. Ho chiesto a due giudici, mi hanno detto che il punto valeva e come. E quindi... Due giudici hanno detto che stavano 6 a 6. No, io non ho qui i giudici, altrimenti ti farei parlare con loro. No, 6 a 6, comunque, non vale. Aspetta, però dobbiamo dire, tu sei della squadra Viola. In che posizione sei arrivata oggi? Terzo a pari merito. Perfetto. Quindi perché ci lamentiamo di un terzo posto? Lamentiamo perché era una questione di principio. Quando ho visto tu chiamato Silvestro due volte e me l'hanno mandato via. Ecco, quindi non ci possiamo proprio lamentare. Mi posso lamentare se vengo richiamata io, perché mando sempre gli stessi a giocare. Sì. Appunto, è vero. Matteo, tu cosa ne pensi? A torto io. Quindi per oggi ti puoi accontentare del tuo terzo posto? Mi accontento, ma non va bene. Cosa vogliamo dire a queste neoanimatrici che quest'oggi sono arrivati ancora primi? Che sono esaurite. Questo lo sapevamo già. Cosa sta molto dicendo? Esaurite, non lo riesco a capire. Tu? Sì? Ok. Marco, momento. Va bene, abbiamo capito tutto. No, io non ho capito niente. Io volevo chiedere una cosa al signor Metius, però vedo che si è allontanato. Signor Metius! Se mi chiamate un po' il signor Metius. Volevo chiedere un'ultima cosa al signor Metius. Signor Metius, lei prima ha detto dobbiamo iniziare ad aver paura di qualche squadra. Di quale squadra si tratta, signor Metius? Non lo vogliamo dire. Però visto che si aggirava dietro di noi, si agitava. Mamma mia. Come mai? Ma oggi in che posizione? Non lo vogliamo dire. Non lo diciamo. Marco ne sa qualcosa. Potrebbe essere la sua squadra. Addirittura, potrebbe però. Io oggi sono rimasto un po' scontento da una parte, dall'altra. Come mai scontento? Io faccio parte della squadra azzurra. Sì. Ieri siamo arrivati al secondo posto e non mi posso lamentare. E oggi già siamo arrivati al quinto. Però devo dire che in due giorni abbiamo preso due bonus, quindi... Quindi voglio dire, devi essere contento perché la tua squadra si comporta bene. Sì. Invece sei contento per che cosa hai detto? Per il secondo posto di ieri. Va bene, ho capito. Ci rifaremo in questi giorni. Io voglio dire anche una cosa. Secondo me giudicare chi si comporta bene e chi si comporta male è molto relativo. Quindi a me, cioè, io non credo che la mia squadra non si è comportata bene. Ma infatti non abbiamo dato nessun malus oggi. Però vi dare anche un bonus. Perché c'è stato qualcuno che si è comportato non bene, ma meglio. Vabbè, ma chi è addormentato è diverso da comportarsi bene. No, ma infatti squadra, nessuno si è addormentato. Ma che squadra dove dormono? Perfetto, ma voi non potete valutare questa cosa, quindi la accettiamo e basta. Signora Rossana, lei ha qualcosa da lamentarsi. È arrivata prima anche prima oggi. Prima ieri. Anche io. Perciò voglio dire. Va bene. Allora ci vediamo alla prossima, domani terza giornata, ne vedremo delle belle. Ciao a tutti, buona serata. Un saluto generale. Ciao.